Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Eccomi qui in un nuovo video in cui voglio mostrarvi che cosa c'è nella mia borsa. E questa qui è la mia fedelissima borsa di Save My Bag che ho da più di un anno, perché l'ho ricevuta a Pasqua dell'anno scorso, quindi un annetto e mezzo quasi, e con cui mi trovo davvero benissimo perché è morbidissima, è leggerissima, è lavabile in lavatrice, quindi è fantastico perché posso appoggiarla ovunque, che tanto anche se si sporca non ci sono problemi, e in più si può anche piegare quando la si rimette nell'armadio, quando si fa il cambio borsa, perché non rimangono segni, non rimangono righe, e quindi occupa pochissimo spazio. È una delle mie preferite assolutamente. Io l'avevo scelta in questo bellissimo color verde che si chiama Assenzio, in realtà ce l'ho anche in un'altra fantasia, però se l'è fregata mia mamma e quindi dovrò cercare di riaverla. E questa qui la potete trovare nel negozio Assi di Vimercate, vi lascio poi giù nell'info box i dati del negozio, anche il link per il negozio. E quindi niente, partiamo, vi faccio vedere che cosa c'è nella mia borsa. Allora, partiamo subito, e per prima cosa ovviamente cellulare, anche le chiavi di casa ovviamente, che però sono in quella ciotolina che si tiene in ingresso per mettere le chiavi, tutte le cose varie, vabbè, avete capito, ok. Poi i miei occhiali da sole sono questi qui, che mi vedete praticamente sempre nelle foto, di Dolce & Gabbana. Questi sono davvero bellissimi, sono fatti così, come mi stanno? Io li adoro, mi piacciono un sacco da quando li ho comprati, uso praticamente sempre solo questi. In più, tra l'altro, all'interno, non so se si riesce a vedere, ecco qua, ci sono tutte le rose all'interno, sono davvero bellissime, si vede poco però, vabbè, è un valore aggiunto. Poi, portafogli, questo non si direbbe, sembra piccolino, invece è super capiente, ha un sacco di tasche, taschine, ci sono tutte le mie varie tessere di trucco eccetera eccetera. E poi vabbè, un po' di fazzoletti, che essendo un soggetto molto allergico sono sempre utili, soprattutto in questo periodo, con fiori, fieno, di tutto di più. E poi, in tinta ovviamente con la borsa, ho la pochettina, che infatti già vedete tutta deformata perché è piena rasa, sempre di Save My Bag questa, infatti vedete il logo, sempre lo stesso colore, il colore Assenzio, e qua dentro tutto il resto. Adesso vi faccio vedere. Adesso inizio a pescare random, quindi sarà tutto a caso, niente avrà un senso. Ecco, infatti partiamo dalle salviettine chili, non si sa mai che sia in giro, c'è bisogno della salviettina e niente. Ok, poi c'è questo qui che è un portassorbenti, quindi c'è dentro un assorbente di Lines, eccolo qua. Poi Fresh Face Blotting Paper, sono praticamente le salviettine, quelle per togliere l'unto, togliere il lucido durante la giornata. Queste sono di NYX e mi trovo stra bene, infatti le ho appena ricomprate. Poi sempre di NYX c'è questo, praticamente io quando poi esco mi porto sempre dietro il rossetto che indosso in quel momento, e questo è il NYX Lip Lingerie nel colore 20, che è quello che infatti indosso oggi, e tra l'altro nel centro delle labbra ho messo anche un goccio di illuminante sempre di NYX, infatti mi sono portata dietro pure questo. Questo è il Duo Chromatic nel colore 04 Snow Rose, questo bellissimo rosa che vi avevo già mostrato nel video dei preferiti, che vi lascio qua sopra. E sempre nel video di quei preferiti c'era anche questo, che è il Makeup Fixing Mist di Pixie Beauty, che mi porto dietro perché oltre a fissare il make-up si può rispruzzare durante la giornata, sempre per mantenere fissato meglio il make-up, ma anche per rinfrescarsi. In queste giornate così calde preferisco averlo sempre dietro, e infatti uno non mi basta, ho anche questo di Mercy Andy, che è il Love and Refreshing Face Mist. Questo in realtà non blocca,
non prolunga il make up ma solo rinfresca, potete spruzzarvelo anche su tutto il corpo, ovunque vogliate. Poi vediamo che cosa c'è. Un elastico, un mollettone, non si sa mai, ho sempre i capelli sciolti, poi esco e ho un caldo pazzesco, quindi devo sempre tirarli su e non ho mai niente. Da un po' di tempo sono migliorata, mi porto sempre dietro qualcosa. Poi non uno ma ben due igienizzanti mani di Mercy Andy, perché uno è praticamente finito e quindi mi sono già messa in borsa quello di scorta. Questo è Oh My Lemon, è buonissimo, un profumo di limone fantastico, e questo invece era un'edizione limitata per Sephora, non so se si trova ancora in negozio, provate a vedere, forse c'è ancora, mi sembra di averla intravista l'ultima volta che sono stata da Sephora, cioè tipo 2 giorni fa. Sono sempre lì, vabbè, lasciamo stare. Una penna, tra l'altro questa qua l'adoro perché c'ha i 4 colori, tutti i vari colori, ok, vabbè, lasciate perdere. I ciucci, le caramelle a forma di ciuccio, vabbè, questo video praticamente esce tutta la mia demenza, lasciamo stare. Poi questo, che in realtà quest'anno non l'ho più usato, mi era servito l'anno scorso perché... fa ridere questa cosa, praticamente mi ero scottata il collo mentre mi facevo i boccoli e quindi avevo comprato questo stick perché dovevo coprire la scottatura, mi ero proprio bruciata e c'era era rimasta la bolla e la macchia, e quindi ogni volta che uscivo di casa, cioè non quando dovevo andare a prendere il sole o cose così, ma ogni volta che uscivo di casa dovevo mettere questo, e infatti non è rimasto nessun segno, mi ero bruciata davvero bene, diciamo. E quindi vi consiglio, se vi scottate in punti che non sono coperti dai vestiti, mettete sempre uno stick, protezione almeno 50, perché sennò vi rimarrà la macchia e credetemi non andrà più via, e comunque non è bella a vedersi. E poi vediamo, le ultime due cosine sono un burro cacao, quando sono senza rossetto comunque è andato via completamente, reidrato un po' le labbra. Questo qui l'avevo trovato in un pacco che mi era stato inviato da Bijou Brigitte, infatti ecco qua, Bijou Brigitte, e non è male, devo dire che ne ho due in realtà, uno in ogni pacco. Uno ce l'ho in camera e lo metto prima di andare a dormire la sera e l'ho praticamente finito, e questo qui adesso che è nuovo lo lascio sempre fisso in borsetta. E poi c'è uno specchio, eccolo qua, di Labello, che mi avevano inviato assieme ai burro cacao sempre, e lo tengo sempre per fare i ritocchi durante la giornata. E infatti ecco qua, basta, non c'è più niente, e quindi niente, questo è quanto. Spero di avervi fatto vedere tutto, io la borsa non l'ho toccata prima di registrare il video, però magari ho tirato fuori qualcosa ieri o stamattina e non me ne ricordo. Comunque queste sono le cose principali che porto sempre con me in borsa. Fatemi sapere che cosa non può mai mancare nella vostra borsa invece, che magari mi date anche spunti su qualcosa che dovrei tenere anch'io fisso. Spero di esservi stata di aiuto io con il mio video, e se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, così saprò che vi piace infatti, e ne farò altri. E quindi niente, alla prossima, ciao.